Yu-Gi-Oh! Tutiduellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast A Questo Giro con Diego Ganzelli, che è riuscito a fare secondo posto al nazionale italiano di Yu-Gi-Oh! Di settimana scorsa, con una decklist alquanto speziata di Snake Eyes Kashtira. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi. Ovviamente se volete risparmiare qualcosa e supportarmi trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Drugstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, di Yugi e di One Piece. Anche per loro se volete supportarmi e avere piccolo sconto, referral link e codice sconto. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamolo entrare. Ciao Diego, sono molto contento che sei tornato qua mio ospite dopo l'Open, anche il nazionale. Bisogna ammettere che ti è andato molto bene. Adesso... Ce l'eravamo detti comunque nel video dell'Open, che ci saremmo rivisti dopo il nazionale. Sinceramente ci speravo perché, cioè... sia te che Musek, ma anche Marco, che di cui è già uscito il video, avete dimostrato nel corso degli anni che effettivamente il vostro team mette il cazzo in fronte a tutti gli altri, e questa cosa è abbastanza innegabile. Ovviamente lo sai di cosa adesso andremo a parlare. Voglio sapere come è andato il torneo. Non mi dire quasi bene, perché non è una risposta. Raccontami un po' cosa hai beccato, come è andato il torneo, quanti Nibiru hai preso da Labyrinth, nel senso tutto. No, allora, il torneo comunque è andato benissimo, perché, vabbè, al di là del secondo posto, la lista l'abbiamo... è stata opera di tutto il team, ma principalmente è stata fatta da tre persone: io, Lorenzo Muselli, che ha vinto il torneo, e Gabriele Sgotti. E comunque diciamo che è stata una grandissima emozione beccarsi in finale, più che altro avendo capito che la nostra idea di andare contro la massa e giocare una lista che, cioè, a mio avviso è totalmente rivoluzionaria ed è anche geniale. E cioè, vuol dire che comunque è stato fatto un lavoro eccellente, anche perché guardando anche dei future match degli altri nazionali, un'altra soddisfazione è vedere gente che copia la nostra lista. Cioè, questo veramente non aveva prezzo. Aspetta, adesso c'è stato il nazionale UK, c'era qualcuno che aveva copiato la vostra lista? No, in Germania c'è un ragazzo che non mi ricordo se in top 4 o in top 8 era partito di Prosperity, aveva girato sia Darkruler sia Skilldrain. Ah. E comunque prima del nostro nazionale è una cosa che, cioè, non si è vista da nessuna parte. Beh, credo sia una bella soddisfazione una roba del genere. No, è una gran soddisfazione perché è la dimostrazione che, tra virgolette, abbiamo rotto un format che sembrava impossibile da cambiare, che da quando è cominciato questo format tutte le liste di Snake Eye erano tutte uguali, cioè 18 entrap, 15 entrap, 3 cross out, tutte uguali. E comunque è veramente una grande soddisfazione vedere più che altro gente che ha capito il valore della nostra lista e del nostro lavoro e ha deciso di giocarla a un nazionale, arrivando addirittura in, mi pare fosse top 8, sì. Considerando che effettivamente voi due che c'avete la stessa lista siete arrivati primo e secondo, diciamo che ha fatto pensare alle persone che non era una cosa casuale, ma che effettivamente la lista performava. Ma della lista dopo, cioè, parleremo dopo, perché la faremo pure vedere, visto che l'altra volta hai deciso di non farla, di non mostrarla, ma va bene. Vabbè, parlo un attimo di come è andato il torneo. Sì, dilungati quanto ti pare, senza problemi. Allora, in Svizzera ho chiuso X1-2 e le uniche partite che non ho vinto durante la Svizzera sono state le due sconfitte contro Dinomorphia, Runic Stun e un pareggio contro Labyrinth. Questa anche è la dimostrazione che le uniche due partite che ho perso le ho perso contro due mazzi che non mi hanno dato la possibilità di giocare. Per dire che comunque tutte le altre partite dove potevo giocare, perché contro Runic e Dinomorphia letteralmente non puoi far niente, tutte le altre partite giocate, cioè non è, sia io che Muse praticamente non abbiamo persa neanche una. La lista ha performato, ci ha dato risposte positive e soprattutto io comunque ho beccato un bel numero di Snake Eye già in Svizzera, ne ho beccati 5. Però Muse ne ha beccati di meno, anche Gabriel ne ha beccati di meno. Questo anche a dimostrazione che contro il random, cosa di cui all'inizio avevamo un po' paura, per esempio contro Despia avevamo un pochino di paura perché non giocando Entrap vai a perdere molto G1, più che altro sei molto dipendente dal dado. La lista ha dato delle grandi risposte contro tutto e più che altro ce la potevano giocare contro tutti. Quindi praticamente sia i primi turni che fino alla Svizzera
quante partite hai perso? Allora, di match ne ho persi due, poi di game penso di averne persi altri due. Cavolo. Da quello che mi ricordo. Due, ho perso un G1 contro Fire King, perché non ho pescato neanche un flex e lui mi era partito con tre ball breaker più combo, e avevo perso un G2 a Mirror di Snake Eye Kashtira da Skill Drain perché non avevo l'out. Poi tutte le altre... Ah no, vabbè, poi ho perso una partita da Labyrinth, quella che ho pareggiato. Tra l'altro molto divertente, perché ho perso il G1 contro Labyrinth, perché io ho fatto il mio board a fine turno, ho fatto Prosperity, ovviamente non sapevo che era Labyrinth, e mi sono bannato dall'extra tutti i remove. Mi ero bannato Access Code, mi ero bannato Dark, mi ero bannato Fenice, avevo tenuto solo SP a Pollusa, e quindi niente, poi diciamo che il G1 era stato perso un po' dalla mia Prosperity. Però comunque, cioè, tralasciando questo, le partite perse durante la Svizzera sono state praticamente pochissime, cioè tantissimi match finiti 2-0. Che poi mi è stato detto che c'erano anche tanti Labyrinth al torneo, cioè più del normale. Sì, ce n'erano, ma comunque c'è, cioè, un mazzo molto interessante, perché anche contro la lista standard di Snake Eye non ha un brutto matchup se gioca le carte giuste. E comunque è un mazzo che, cioè, per me Labyrinth è un mazzo che, giocato bene, veramente non... cioè, se il giocatore lo sa giocare benissimo, può vincere contro tutto. Però comunque è un mazzo che la gente a quanto pare non porta, perché, cioè, non è semplice da giocare. Io l'ho provato e giocarlo veramente bene non è facile. C'è sempre qualcosa che si sbaglia, sempre. Di cosa nello specifico? Per esempio anche col fatto delle forniture, cosa scartare, cosa settare, quando anche attivare le trappole per, diciamo, bruciare il maggior numero di risorse all'oppo, cioè sono tutte cose non facili, perché comunque Labyrinth è un mazzo che, una volta che ha, tra virgolette, carburato, è infermabile. Però all'inizio, quando devi farlo partire, fai un minimo errore e l'altro ti va leggermente sopra, dopo rischi di perdere la partita, in questo senso. Ok, sì. Comunque come tutti i control, perché praticamente tutti i control sono così. Cioè, i control dove devi giocare, non dove devi fare 7-5 passo. Però è sempre bello fare quel 7-5 passo. Mi sa proprio di tumore. Sì. Trovarselo contro G1 però non è mai bello. Soprattutto se non lo sai, in un meta dove pensi praticamente di beccare solo Snake Eyes Cash. Esatto. Però dai, comunque in generale è andato bene. Cioè, più che altro sono stato molto soddisfatto, vabbè, oltre al dominio totale in tutti i mirror match, a parte, vabbè, quei due che ho perso a G2, contro random in generale è andata veramente bene. Più che altro cose di cui eravamo già sicuri, l'engine Kashtira contro random faceva il 90% del lavoro. Diciamo che contro random il mazzo era praticamente Kashtira e Snake Eye era un supporto, perché comunque sono carte che vincevano praticamente da sole, poi con le varie power spell, droplet, prosperity, poi vabbè anche skill drain, cioè tante partite vinte anche così, con Kashtira, strega che si becca in permanence, setto skill drain passo, tante partite ho vinte anche così. Ok. E alla fine era comunque la strategia del mazzo, perché al posto di giocare cross out o giocare... Sì, al posto di giocare cross out per negare in permanence, detto una skill drain, così gli nego tutto il board a lui, gli nego tutto il turno. E infatti la strategia ha ripagato molto. Parliamo adesso delle ultime due partite, che l'hai fatta una contro, sì, Marco, e poi quella con Muse. E come sono andate? Cos'è successo? Perché ho visto Marco andarsene un po' tiltato? Allora, la partita contro Marco, vabbè, G1 è stato veramente molto rapido, ma perché ero partito con una grandissima mano. Mi ricordo che sono partito con Prosperity e Talent, Strega, Burt e skill drain. Ok. E vabbè, la partita si è decisa nel momento in cui, cioè, sono partito Prosperity, mi ha fatto Ash, ho fatto Talent e lì G1 era già finito praticamente. Invece G2 è partito lui, non ero partito con una grandissima mano, però comunque era abbastanza giocabile. Lui ovviamente conosceva la mia lista e sapeva che non giocavo Entrap, ma però giocavo di Side Thrust, giocavo Storm e giocavo Spolverino. Quindi mi ha fatto combo Saruya, ha pescato Skill Drain e l'ha rimessa sotto perché voleva rispettare Storm o Thrust, che comunque è una cosa che ci può anche stare, perché tu conosci la mia lista e sai che gioco tutti i board breaker, quindi ci sta anche l'approccio di volermi provare a fermare di Entrap e poi chiudere il turno dopo. E niente, però gli è andata male perché nella mia mano non avevo l'auto skill drain, ma avevo una mano per giocare sotto tante Entrap, e quindi niente, ha perso così. C'è la seconda, dice, diciamo, le parole, cioè, no, questa è la seconda. La prima io ho fatto talent, guardo mano, e poi ho fatto board più skill drain. Ok. E G2, diciamo che ha avuto questo 50-50 di giocare intorno Storm o giocare intorno a una mano che supportasse le Entrap, e ha scelto di giocare intorno a Storm, io avevo l'altra mano. Ma comunque c'è un 50-50, quindi non si può neanche considerare troppo errore. Ok. È stata una scelta. Più che altro, cioè, nel momento in cui ti trovi a fare mirror, skill drain ha sempre quell'utilità o no? No, skill drain ha sempre quell'utilità, perché comunque il vantaggio qual è?
Il vantaggio è che anche se tu fai un board relativamente scarso, addirittura non fai board, ma hai ripartenza per il turno dopo, comunque vuol dire che se non fai board ti sei beccato entra, quindi lui ha sempre meno carte in mano, e se lui non pesca l'out, lui non ha modo di togliere skill drain, quindi farà un turno buco. Invece tu con gli snake eye o con strega hai modo di toglierti skill drain, quindi in poche parole è come se... cioè, lo metti sotto mina un turno, lui non può giocare se non ha l'out. E la cosa forte è che poi tu te la puoi togliere quando vuoi, e se non te la vuoi togliere puoi andare di flamberga barra strega beatdown e provare a vincere così. Cioè la sinergia forte di skill drain è questa. Ok. Infatti abbiamo deciso di mainarla anche per questo, perché il problema del mirror qual era? Che giocando entrap tu devi prevenire il board, perché altrimenti dopo il follow up che si fanno nel tuo turno è irrecuperabile praticamente. E quindi abbiamo pensato, provando tanto, ma se riusciamo ad alzare il board e settare skill drain, i mirror li vinciamo. Noi abbiamo provato e mi ricordo ancora... due domeniche prima del nazionale che sono andato a casa di Muse, abbiamo fatto tipo una ventina di partite dove abbiamo provato tutti i modi, che lui andava primo, io andavo secondo, offside, così, dove lui giocava pure, io giocavo questa. Mi ricordo che lo score era tipo 18-2, quindi avevamo capito che il piano poteva funzionare. Quindi praticamente skill drain era tipo vanity emptiness, che la giri quando è il turno dell'avversario, turno tuo te la levi perché tanto si può levare facilmente. Esatto, la sinergia forte era quella lì. Ok, mentre ovviamente la partita con Muse, anche se penso sia l'ultima delle 50.000 che avete fatto prima, La partita con Muse, come si è visto, sono partito senza snake eye sia G1 sia G2. Poi vabbè, la sua mano era molto forte in tutti e due i casi, però comunque non c'è stato gioco. Ma comunque, come ho detto prima, eravamo già contenti così, cioè ce lo siamo anche detti prima della finale, che comunque vada abbiamo vinto, cioè abbiamo vinto noi, punto. Sì. Perché abbiamo rotto un format praticamente monometa. Quindi cioè, la finale si poteva anche non giocare, nel senso, noi eravamo già contenti così. Vi smezzavate i premi, che tanto, vabbè, c'era una price card a testa, i box erano quelli che erano. La price card comunque me l'ha andata, quindi va bene. Ma mi fa molto ridere perché ho parlato con Vincenzo Cipolla, che ha vinto la price card, la giant card di Tifone. E diciamo che rispetto alla vostra potrebbe valere tipo 4 volte tanto. Il torneo era un pochino più ridotto. Vabbè. Molto bene. Sono cose allora, che succedono. Giusto così. Quanti box di LED ti hanno dato? Così tanto per capire. Zero? Zero. Mi hanno dato la Switch. Ah, hai fatto un plus maggiore rispetto a LED. Perché ho aperto 10 box. Sì, perché tanto non si trova niente in LED. No, confermo. Dopo 10 box, confermo. Ah, ma cioè come fai a plussare con un box del genere? La carta che costa di più è una Ultra che sta a 20 euro, cioè dai. No, quella Ultra ha toccato i 40. Vabbè, adesso ha toccato i 40, prima no, perché tanto li avrei aperti prima. Adesso quella Ultra sta a 40. Sì, no, io l'ho aperti quando stava salendo. Quando stavo salendo ho detto, cazzo, li apro. Sicuramente con i Pydra e quello ci vado sicuramente in plus. Assolutamente no. No, ma è una scammata clamorosa lì, lascia perdere. Ma io vorrei dire una cosa. Quando i box hanno tanta value e le carte costano, la gente si lamenta perché le carte costano. Quando esatto. I box tipo Tenpai costa zero, allora il box è una merda perché non c'è niente da trovare. La gente deve fare pace col cervello, credo. Ah, ma tanto non va bene niente a nessuno, tanto, cioè, o le carte costano troppo, o non puoi sbustare niente, o quello non vale niente, o esce la rarity e le mie carte si svalutano, non va mai bene niente, tanto. Sono d'accordo. Adesso, andiamo a vedere la decklist, perché rispetto a tutti gli altri avete dimostrato che la lista può non essere sempre la cosa stessa. Quindi vorrei esatto. Capire effettivamente cosa avete cambiato e se c'è qualcosa che cambiereste adesso. Ok, la lista rispetto a tutti gli altri, come appunto si è visto nella profile, come si è visto anche dai future match, abbiamo deciso di avere un approccio a questo torneo senza giocare entrap. E tutto è nato perché provando tanti mirror match. Partiamo dal presupposto che noi abbiamo detto che se volevamo vincere questo torneo dovevamo essere forti a mirror e dovevamo metacollare mirror. E questo era innegabile. Il problema è che giocando la lista come la giocavano tutti, quindi snake eye puro, 18 entrap, 3 cross out, snake eye cash tira, 12 entrap, 3 droplet e 3 talent, c'erano troppe partite che diciamo non erano sotto il tuo controllo. Perché? Perché se tu vai primo, hai due giocate e ti tirano due entrap, tu sei costretto a passare. Se tu vai secondo...
hai un entrap, anzi facciamo hai due entrap, lui ha due giocate cross out, la partita non è sotto il tuo controllo perché non dipende da te, dipende solo da chi pesca meglio, quindi non volevamo appunto affidarci alla fortuna per 11 round di Svizzera più tutta la top, perché sapevamo che non era il piano perfetto per vincere e soprattutto potevamo perdere da chiunque, cioè potevamo perdere anche da una persona che aveva preso in mano il mazzo una settimana prima e ti tira entrap sulle prime giocate che vede o ti fa cross out, e questa cosa non volevamo che succedesse. Allora abbiamo deciso di appunto studiare questo piano, però giocando board breaker e andando primo, vabbè, avevi la cosa che avevi Prosperity, che era praticamente una terza barra quarta giocata, perché comunque in questa lista abbiamo tre engine, abbiamo gli Snake Eye, abbiamo le Diabelster e abbiamo i Kashtir, e la probabilità di partire con due di questi è tipo altissima, è tipo quasi impossibile partire con solo un engine, e giocando Prosperity avevamo ancora di più la certezza di pescare almeno 2/3 giocate ogni mano, o nel momento in cui ti becchi entrap sulla prima giocata e la seconda, con Prosperity puoi andare a cercare talent, quindi anche questa cosa è stata veramente importante durante il torneo. Poi abbiamo provato e abbiamo visto appunto che giocando anche Droplet, giocando Dark Ruler, ma in generale, cioè giocando solo di engine alzando il board anche senza skill drain, abbiamo tra virgolette inventato una sottospecie di lock going second. Ok, tu in pratica andavi secondo, spaccavi tutto il board, facevi SP e bannavi Snake Eye Diabelster, e quindi in teoria lui in mano doveva sempre avere il solito Snake Eye Ash, la solita Original, magari una strega data di Wanted, insomma tutte carte che comunque è vero sono forti, sono follow up, ma ti portano alla stessa cosa. E fare la lock consisteva nell'evocare Typhoon in zona extra, e Flamberga e Zelantis con Princess a cimitero, e con questa lock in pratica l'avversario non poteva mai uscirne, perché l'unica out a Typhoon era o entrare in battle con Flamberga o fare SP, però dal momento in cui prova a fare SP tu puoi fare Princess per impedirglielo, e la cosa forte di Typhoon è che non faceva mai triggerare Flamberga, quindi l'avversario era impossibile che ti OTK'asse, tolti top deck di Impermanence o Droplet ovviamente, ma quello comunque è come il discorso dell'entrap, è una cosa che non abbiamo sotto controllo. E poi vabbè, poi anche la cosa con Skill Drain, che appunto pescando Skill Drain in second, come mi è stato detto da tanti ragazzi che ho beccato, la classica frase, ma se la peschi andando secondo. Ovviamente abbiamo provato anche andando secondo, giocando tutte carte forti, impattanti, non abbiamo bisogno di un boss e carte per alzare i board, e quindi riuscivi a setappartela molto tranquillamente. No, e quindi niente, questo è stato l'approccio che abbiamo pensato per il mirror, perché comunque queste sono tutte carte forti, che più che altro ti vanno a levare i problemi principali che ti impediscono di giocare, perché il problema principale che ti impedisce di giocare a mirror è Appollusa. Quindi giocando 6 out dirette, più 3 terreno castiere, cioè 2 terreno castiere a terraforming, più i mostri, più Prosperity, più talent, avevamo la certezza di non fare come praticamente tutti i mirror match di Snake Eye puro, dove se entra Pollusa la partita è finita, e questa cosa non la volevamo. E soprattutto, dato che ci aspettavamo che in molti giocassero cross out e talent, abbiamo deciso di non giocare entrap di main per far sì che la gente morisse con talent in mano, e soprattutto per non giocare carte che andassero sotto cross out, perché comunque Dark Ruler, Prosperity e Skill Drain non vanno sotto cross out a G1, ma neanche Droplet, perché hai la possibilità di mandare magia. Quindi niente, l'approccio è stato questo, in poche parole cercare di rendere più giallo possibile il main deck di tutti. Sì. No, ma ha funzionato. A quel punto tanto cioè è molto più probabile che l'avversario abbia Ash, Ogre o qualsiasi altro rispetto, esatto, a Dark Ruler. Più che altro in merito al ragazzo di prima che ti ha detto ma se parti secondo Skill Drain è inutile, ma a quel punto anche parti primo Dark Ruler ti risulta inutile, quindi a quel punto, esatto, le devi togliere entrambe, ma anche Droplet stessa cosa. Sì, ma il fatto è che comunque allora questo mazzo è stato concepito con l'idea di avere sempre delle giocate. Perché comunque un altro problema che avevamo riscontrato durante i regionali, che comunque noi siamo partiti dalla lista dell'Open, abbiamo fatto tanti altri regionali dopo l'Open dove abbiamo provato tante carte, quindi diciamo che l'abbiamo vista crescere questa lista, abbiamo capito pian piano i problemi che aveva, e uno di questi problemi era che purtroppo ogni tanto briccava, cioè non capitava spesso, però delle partite le perdevi per brick, e questa cosa non doveva succedere, quindi la consistenza andava aumentata per forza, anche perché tanto l'extra è una, cioè non ti serve
serve tutto. Anche la cosa, c'è stato un ragazzo che mi ha detto, ma giochi Prosperity, ma sei costretto a fare la 3. No, io in tutto il torneo non ho mai fatto una Prosperity da 3, sempre da 6. Ho fatto anche dei turni poi che finivo senza extra deck e le ho vinte tutte le partite. Perché tanto una volta che ti entra il board, anche se hai fatto Prosperity non hai più extra, è impossibile alzare tutto. Anche perché giocando i Cash Tier vai a risentirne ancora di meno della mancanza di 6 carte dall'extra, perché i Cash Tier comunque fanno board e sono dei body grossi che attaccano. Alla fine, diciamo che era tutto, sinergizzava tutto alla perfezione, ecco. Alla fine, nel momento in cui hai Flamberga in campo o Ferrir, comunque sono mossi da 2008 e Ferrir gioca da solo. Esatto, è questo il fatto. Tante partite le vincevo anche senza extra deck, sono state vinte da Burt, Unicorno, Ferrir, Flamberga, che comunque sono tutte carte che sinergizzano alla perfezione anche con Prosperity, soprattutto i Castiera sinergizzano con Prosperity, e che appunto non ti fanno sentire la mancanza di avere un extra da 15 carte. Cioè, tante partite mi sentivo anche di partire Prosperity da 6, ma perché vedendo tante carte Castiera sapevo che per esempio di Selene, Access Code, così non avrei avuto bisogno. Mm-hmm. Alla fine anche l'extra, non giocando Parbringer e giocando, comunque l'extra è stato concepito come 15 carte utility, ok? Perché comunque vedendo l'extra c'è Typhoon, c'è Fucio, che anche Fucio è una carta fortissima, perché le mani dove hai skill drain e fai Fucio invece di Collusa e ti dà una certezza in più di non morire, Dracosac e poi tutti Charmer, Axis, Cosselene, sono praticamente 14 carte utility più Collusa. Quindi diciamo che non c'era una linea prestabilita, cioè in base alla mano potevi sbizzarrirti molto sulla combo, e quindi spesso e volentieri l'extra non ti serviva tutto. Ok, diciamo, cioè i più board finali è più un... Sì, esatto. Sì. Cioè, per farti capire, da Unicorn e Snake Eyes non è che c'era un board preimpostato, cioè c'erano le linee ovviamente, ma cioè in base alle entrap che ti beccavi tu potevi letteralmente fare tutto. Infatti è stata questa anche la cosa forte. Sì. Non avere linee prestabilite, soprattutto anche perché facendo mosse, non dico a caso, ma comunque facendo mosse al di fuori dalla norma, dopo anche l'avversario va in tilt, perché è abituato a vedere quella combo di Snake Eye, sa che se tu fai in permanence su Snake Eye Ash, qual è l'altro giro per finire la combo, invece facendo tutte mosse inaspettate anche l'avversario dopo va in tilt, comunque magari ti tira entrap in punti dove in realtà non ti fanno niente. No, sono completamente d'accordo. Alla fine tipo c'era anche Tenpai è quella la combo che fa. La board finale è quella, quindi sai già dove giocare. Esatto. Poi ci sei già passato con un mazzo che fa sempre la stessa cosa più e più volte, quindi... Sì. Allora, mentre per quanto riguarda la side? Allora, la side è stata, tra virgolette, concepita per appunto... fissare le debolezze che aveva il main deck. Dico tra virgolette fissare perché comunque, cioè, sono problemi che hanno più o meno tutti, quindi c'è Storm e Spolverino per avere out a skill drain, perché comunque per quanto questa lista giochi bene sotto skill drain, andare secondo non è sempre facile se ti fanno board più skill drain. E per avere comunque più possibilità di avere l'out, giocavamo appunto due Trust, e Trust veramente risolverla quando vai secondo, praticamente prendi il mazzo, lo apri sul tappeto e scegli la carta che vuoi. Ti tira fuori tutti gli engine, ti tira fuori Original, Terraforming per i Cash Tira, Prosperity, Bonfire, insomma ti tira fuori di tutto. E come altro target giocavamo Change of Heart, perché comunque c'è stata tanta gente che attivava in standby e Flamberga di tirare su IP, e comunque con la mano forte dove riuscivi a TK'are di Trust era forte aggiungere Change of Heart rispetto a Ruler, e perché comunque noi giocavamo Ruler, Prosperity così, ma ci sono state anche tante partite dove magari vedevi la mano, capivi che potevi TK'are senza problemi, non le tiravi neanche. Quindi diciamo che Change of Heart era un utility, e anche perché giocando Trust è gratis. Poi abbiamo giocato Ash per i Rogue e Despia, perché comunque Ash per Despia serve, ma anche comunque per Labyrinth, Flander, comunque anche questa è una carta utility che in un torneo comunque può servire. Come Trapper going first abbiamo deciso di giocare Antispell, perché Antispell è FTK contro tutti i mazzi, e poi abbiamo deciso di giocare due Scolding perché volevamo un out Ivor Breaker e soprattutto volevamo una carta che negasse Droplet. E la cosa forte di Scolding è che, vabbè, paghi fisso 3000 e ti fa sia da giudizio sia da strike, quindi in base alla situazione
tu puoi decidere cosa fare, una carta molto versatile. E in più non conflitta neanche con questa lista, perché non giocando in permanence, non giocando altre carte da settare, ma giocando solo trappole continue, anche nella situazione in cui si peschi skill drain e scolding, basta flippare skill drain in draw phase e dopo hai scolding viva nel caso ti facciano board breaker. Quindi anche scolding è stata, devo dire, molto forte. E poi, vabbè, la best card della side, quella che praticamente immagino che tutti stavano aspettando, è la suora. La suora che ci ha rapinato tante partite, perché comunque questa, non giocando a Entrap, è una lista che o vinci subito o la partita si prolunga molto, ma perché comunque hai Prosperity che ti toglie carte dall'extra, quindi il grind dei turni successivi è più lento, hai Dark Ruler che non ti fa chiudere, e poi ci sono le HT dell'altro che comunque, cioè, devi giocarci attorno, perché comunque non giocando cross out e poter andare dritto, cioè devi giocare attorno alle HT. Abbiamo visto che in media i mirror match giocati arrivavi a G3 che mancavano tipo 10, 12, 8 minuti, e quindi con suora praticamente era mettere l'avversario sotto max C, perché poi a G3 se mancava quel lasso di tempo noi facevamo partire perché o facevamo suora e quindi arrivavamo a tipo 30.000 life points, altrimenti l'avversario passava a board vuoto e chiudavamo noi, o altrimenti avevi la cosa che potevi cercare droplet con prosperity, e quindi avevi il modo molto facile di far danno, perché comunque giocando tante power spell letteralmente hai talent, trust sempre vive, e in più hai droplet che ti fa fare danno in battle. E in più la cosa forte che ci ha fatto vincere anche tante partite è che di prosperity potevamo cercare suora, quindi avevamo praticamente una win condition addirittura searchabile di prosperity, e quella cosa lì è stata clamorosa. Ok, quindi arrivato a questo punto cambieresti qualcosa main extra side, o dici vabbè no, è perfetta così? Allora, in questo momento, cioè per questo momento del format sì, ma per quel torneo penso che lista più perfetta di questa non ci fosse. Cioè ogni carta dell'extra è stata evocata, ogni carta di side è sempre stata messa, e neanche una carta del main mi è mai pesato, non ho mai sentito la mancanza di niente. Praticamente è stata perfetta. Okay. Anche il secondo Flamberga non ho mai sentito la necessità di fare 38 neanche, cioè veramente sono 42 carte forti di main e 15 carte di extra e di side che sono tutte utility, che in base all'occorrenza tu puoi andare a aggiustare il main per quel matchup, cioè era veramente tutto perfetto. Ok, ma visto la mole infinita di board breaker, tipo Evely l'avete provata? O... Allora, Evely l'abbiamo provata, il problema è che in un torneo lungo, soprattutto per la top, è una carta contro cui la gente può giocare attorno. Nel senso che comunque, se la gente sa che gioca Evely, ti fa il board con Zelantis, e quando tu fai Evely loro si spaccano i pezzi, ok? Quindi magari si spaccano Flamberga, e quando in risoluzione a Evely triggera Flamberga, rientrano due pezzi, più Raging Phoenix, ha sempre Princess Viva, si è fatto follow up e tu non hai risolto niente, capito? Sì. Invece giocando Dark Ruler abbiamo notato che è vero che puoi giocarci attorno, ma giocare attorno Dark Ruler ti fa fare un turno veramente scarso, nel senso che tu non puoi mai tirare su IP, e devi farlo solo quando, cioè devi tirarla su e devi attivarla subito per giocare sotto Dark Ruler, e già quella roba lì comunque ci andava bene, perché già che l'avversario faceva mosse scarse per giocare intorno alle nostre carte vuol dire che funzionavano, perché spesso comunque non ce le avevi e quindi andavano a fare mosse scarse perché avevano paura di quelle carte. Invece c'è Evely, non è molto difficile giocarci attorno con Snake Eye, e soprattutto giocando di Kashtira io la battle, cioè volevo farla, ma non tanto per fare danni, ma per attivare Unicorn e Ferrio e le varie carte forti da extra o da board, quindi diciamo che Evely soprattutto cozzava un po' con i Kashtira. Ok, adesso vorrei un attimo capire dal tuo punto di vista, visto che tanto hai capito che Kashtira Snake Eyes è forte, sì. Cosa possiamo aspettarci dalla banned, nel senso dove Konami deciderà di mettere il coltello per levarti le carte? Allora, per come la vedo io, allora io sono dell'idea che soprattutto dopo aver visto l'annuncio di Nekayash Ultimate, sono ancora più convinto che l'engine Snake Eye secondo me non verrà toccato, nel senso che comunque questo qui è un engine che per me Konami vorrà portare avanti anche nei meta, perché comunque il problema di Snake Eye è la versione pura, perché la versione pura è veramente opprimente e non ti fa giocare, non fa giocare l'altro, cioè mette giù troppo board, ha troppa recovery ed è opprimente. Quindi per come la vedo io, carte Snake Eye e Diabester a mio avviso non verranno toccate, anche perché anche se limita
consistenza del mazzo, cioè il mazzo è troppo forte. Per dire, anche se mettono Snekayasha 1 e Strego Wanted a 1, il mazzo verrà giocato lo stesso e sarà comunque T1-T0. E io sono dell'idea che il puro lo toglieranno, ma per farlo devono bannare Flamberg. E io sono dell'idea che se decideranno questa banned di levare Snekai, banneranno Flamberg, perché è l'unica carta che rende il puro giocabile. E poi vabbè, cioè, parlandoci chiaro, Flamberg è una carta troppo forte, perché Endboard, Recovery, Extender, un 3000, cioè è troppo forte come carta. Ok. E per quanto riguarda l'extra, perché verrà toccata anche una carta da extra, secondo me, vedendo anche dalla rarity che l'hanno ristampata ancora, banneranno Pollusa, secondo me. Ma come è giusto che sia, perché anche con l'uscita dei Finsmith a monocarta riesce a fare una Pollusa da 3, cioè, insomma, non è una cosa troppo fair. Poi comunque a Pollusa rispetto a Barone Savage, diciamo, tra virgolette, è molto più scarsa, però comunque ormai tutti i mazzi la fanno, cioè se un mazzo non fa Pollusa non è considerato un mazzo meta, quindi direi che a Pollusa può anche salutarci. Allora, sono d'accordo, e l'unica cosa è che, se ti ricordi bene, quando è uscito Reinhardt Ultimate avevano toccato prima la fusione tier, quindi mi posso aspettare che comunque qualcosa di tier, sì, di tier, qualcosa di Snake Eyes venga toccato. Lo so, però il problema comunque è che dal momento in cui fai Snake Eyes Ultimate non lo tocchi. Ok, e qualsiasi altra carta del main che venga toccata, cioè il mazzo non ne risentirà, cioè a meno che, per dirti, mettano Poplar a 1, Bonfire a 1, Strega a 1, Wanted a 1, lì ok, lì ti posso dire va bene, ma cioè una cosa che comunque non faranno, secondo me, no. Ma perché comunque, ripeto, l'engine in sé, l'idea di collegare gli Snekai con i Diabelstar e di evocare un livello 1 fuoco da mazzo è molto, cioè è molto molto bella come meccanica. Il problema è Flamberg, che rende giocabile questo mazzo qui, che è Snekai puro, e Snekai puro è un mazzo scorretto, ma perché comunque ha follow up gratuiti tutti i turni e riesce a abusare troppo di IP e di Princess, no, e no. Questo è il problema, se non cioè gli engine in sé non sono scorretti, è Flamberg che rende tutto scorretto. Più che altro è che se tu banni o limiti Strega o Wanted, ti giochi delle carte ottime da mettere all'interno dei team. Esatto, anche quello, cioè, sono tutte carte non ancora ristampate. Poi vabbè, sono d'accordo su Apollusa, perché secondo me Konami vuole cioè le va tutte le negazioni, però ti sei dimenticato di una carta, che anche quella sta nella rarity. Sì, no, stavo parlando dell'Engine Snekai, no, beh, anche Skill Drain comunque, Skill Drain per me andrà uno, ma cioè, sinceramente non capisco, già ai tempi quando la misero 3 non capivo il senso, cioè, è una carta che comunque, allora, per come la vedo io è il Floodgate più scarso, nel senso che comunque è il Floodgate che ti dà più possibilità di giocare, perché tipo Rivalità, Gozen e Dark MV, quelli sono carte che quando ti girano tu non puoi più evocare mostri, non puoi più tirare carte sul tavolo, quindi quelli a mio avviso sono ancora più forti di Skill Drain, però comunque è un Floodgate troppo generico che tutti possono giocare, e soprattutto che con le carte Snekai è troppo sinergico, quindi ci sta che vada uno. Vabbè, ma penso che comunque, come era stato detto per Summon Limit, cioè Skill Drain è ovvio che andrà uno per me, cioè minimo uno, ecco. Mm-hmm. non diciamo uno. E poi vabbè, sempre parlando di banned, speriamo che venga bannato sto cazzo di Sanctifier, che non se ne può più. Beh, allora, però oltre a quello, nel senso, anche il reparto Kashtira potrebbe essere hittato, comunque l'avete dimostrato, e se cioè se lo so, che però il fatto che, cioè, non so, sai, perché comunque anche lì, no, andare a toccare Fenrir, cosa devi fare per toccarlo in maniera, diciamo, decisiva? Devi bannarlo, perché anche mettendolo uno, comunque la gente può giocare sempre Planet con Unicorno, un Fenrir, e quindi cioè vai a levare la cosa che ti fanno Fenrir ad Fenrir, però comunque ti fanno Fenrir ad Unicorno e praticamente non cambia niente. Quindi anche sull'engine Kashtira penso che rimarrà così, ma comunque l'engine Kashtira non è un engine tossico, nel senso, sono carte versatili, nel senso che da secondo ti aiutano, sono tipo dei board breaker, e da primo ti aiutano a giocare intorno alle entry, cioè non le vedo carte troppo scorrette, diciamo, ora come ora. Sì, però se si è visto che comunque l'anno scorso sempre Kashtira che si ibridava in 15 versioni differenti, adesso l'hanno ibridato col mazzo nuovo, non so se vogliono che con le prossime uscite Kashtira entri anche lì, o vogliono lasciarlo nel dimenticatoio. Sì, no, certo, capisco, però il problema è che comunque è anche, ti ripeto, un engine molto difficile da toccare, cioè un engine che verrà smesso di giocare quando decideranno di bannare Fenrir, perché comunque c'è il, diciamo, l'ago della bilancia è sempre Fenrir, perché è lui che fa giocare gli unicorni e i pianeti, perché tu sai che quando vai secondo puoi fare pianeta, aggiungere Fenrir aggiungi un altro Fenrir o unicorno, e tu metti già pressione all'otto, perché comunque non penso che se non ci fosse se Fenrir fosse bannato si giocherebbe unicorno e basta, cioè la versatilità
versatilità della carta, quindi comunque è per questo che dico che finché non lo bannano l'engine castiera si continuerà a giocare, sì. Ma comunque non penso che in questa banned venga bannato Fenrir. Ma ci può stare, più che altro comunque ci potrebbe stare perché è una carta fortissima Fenrir, cioè se lo dovessero bannare non penso che qualcuno possa dire è ingiusto, cioè Fenrir è una carta fuori di testa, cioè gioca da sola. Più che altro, se posso fare una richiesta a parte Max, che io vorrei da una vita che tornasse, ma dopo che ho visto che hanno fatto il piccolo a piccolo Max C, vabbè, possiamo sorvolare su quella. Shifter perché è bellissimo tirarlo, però sai, quando te lo tirano non è che fai salti di gioia. È così. Allora, Shifter, sono dell'idea che è una carta che comunque, cioè, non è un entrap, è un floodgate. E come tutti i floodgate rendono il gioco tossico, ok? Però comunque, anche non essendo più di parte, c'è a dire che è una carta che devi pescare nelle prime 5. È una carta che è pescata avanti risulta carta morta, e comunque soprattutto è una carta che adesso non c'è un vero e proprio mazzo meta che la può giocare come ai tempi era Kashtir e Flander, che dici cazzo ci sono due T1 e in più hanno Shifter, cioè quando vanno secondo hanno anche la win condition. Adesso i mazzi che giocano Shifter sono praticamente tutti rogue. Cioè, qual è il mazzo più forte che gioca Shifter adesso? Cos'è? Vanquish Soul, Flander, Kashtir, cioè quei mazzi lì. Quindi comunque sono dell'idea che ora come ora non sia un vero e proprio problema. Ma comunque, ripeto, è una carta che se dovesse essere toccata nessuno si potrebbe lamentare. Perché non è un entrap, è un floodgate. Sì. Ed è un floodgate tossico perché dura due turni. Se Droll dura un turno e Lancia dura un turno, Shifter ne dura due. E quindi, cioè, quella cosa non è giusta. Perché? Però comunque ora come ora non è una a mio avviso non è una carta problematica. Ci sono altri problemi da risolvere. Prima direi. Più che altro quello che mi dico è Max C come carta non è che ti blocca, ti dà delle opzioni, è come la suora, cioè tu puoi giocare però l'avversario prende vantaggio. Shifter dice no, sì. Non giochi. E Shifter dice che l'avversario non può giocare, che tu prendi vantaggio, è questo il problema anche. E soprattutto c'è, cioè, il tuo avversario non può giocare due turni, è questo il problema, che per dire se gioca un mazzo che comunque ha la possibilità di fare board e se tapparsi per giocare nel tuo turno, con Shifter non puoi farlo. Cioè con Shifter tu non puoi giocare due turni ed è troppo. Quello il fatto. Però comunque sì, cioè sarebbe una carta che sarebbe giusto toccarla, ma anche a due per diminuire la possibilità di pescarla nelle prime 5. Che comunque non sembra, ma già metterlo a due andrebbe a far tanto, perché se adesso hai un 33% di pescarlo nelle prime 5 a 40, giocandone due hai molta meno possibilità di vederlo e soprattutto anche, cioè ti va a rapinare molti meno game. E questo è il problema, che Shifter ruba i game. Perché, esempio, parlando anche di Gamma. Gamma sì, fortissima, però Gamma ti obbliga a giocare un giallo nel mazzo. E quindi anche quella si può dire che, ok, forte sì, ma con delle limitazioni. Però effettivamente Konami ha voluto levare pure quella. Più che altro è quello il fatto che Gamma, la cosa, diciamo, l'unica, probabilmente una delle poche cose fair di Gamma era che era out a Shifter. E comunque se vai a levare anche un'altra potenziale auto shifter giocabile, perché giocare cross out con mono shifter non è un auto giocabile, Gamma era un auto giocabile. Cioè a sto punto veramente non ha senso che quella carta stia a 3. Ma comunque ripeto ancora che se non dovessero toccarla adesso non sarebbe nulla di scandaloso, ecco. Perché comunque ora come ora non è troppo rilevante nel format. Ok, sì, su quello ti do ragione. Forse più avanti, però diciamo che sì, ma sicuramente si può arrivare al punto che diventi veramente problematica. Adesso vorrei andare all'ultima domanda. Hai già visto Infinity Forbidden? Sì, okay. Qualcosina ho già visto. Cosa ti aspetti? Perché tanto l'evento, cioè l'espansione uscirà pre-europeo, quindi probabilmente ti toccherà fare il torneo con praticamente un meta nuovo. Cosa pensi di trovare? Allora, diciamo che noi comunque stiamo già provando qualcosina. E vabbè, ho letto... Principalmente ho visto le carte Gimmick Puppet, che è un FTK, ho visto Wildwood, che è un bel engine per fare sincro spam e soprattutto sinergico con Runic, ma comunque penso che l'engine più giocato del torneo sarà Finsmith, perché Finsmith cioè, è una roba fuori di testa. Più che altro ha un link 1 e abbiamo visto tutti praticamente che se c'è qualcosa che può fare un link 1 sta soprattutto, perché comunque giocare un link 1 che ti evoca da mazzo e comunque a monocarta puoi fare Apollusa o puoi fare Beatrice, penso che sia una cosa da giocare, perché ti dà tante opzioni e soprattutto puoi fare degli FTK stupidi anche con Beatrice, che tutti conoscono la cosa che Beatrice puoi mandare transaction rollback, che sì. Puoi mandare la da copiare. Sì, sì. Ma comunque è un engine che a monocarta ti fa fare tante cose, ti fa anche, cioè per farti un'idea, per darti un'idea, mono Finsmith è full combo Snake Eye, e anche questo è un motivo in più per
cui penso che la gente lo giocherà. Quindi probabilmente si arriverà al punto di togliere i Cash Tiramit e mettere Fiendsmith. Sì, secondo me sì. Infatti è anche per questo che non do i Cash Tira come hit nella banned. Okay. Perché comunque ora come ora i Cash Tira vengono soprattutto usati per avere gioco sotto l'HT, ma giocare un terzo engine che addirittura ti tira fuori gli Snake Eye dal mazzo, ti fa Pollusa subito, cioè penso che sia fuori di testa. E poi soprattutto con un Link 1 che evoca da mazzo. Beh, considerando ci sarà un'espansione di mezzo e un europeo, probabilmente sarebbe interessante vedere una banned prima dell'espansione, in modo tale da avere praticamente, non dico un meta reset, però praticamente un altro gioco all'europeo. Sì, sì, no, certo, per creare un nuovo format, praticamente, non lasciare il format vecchio più le carte nuove. Però, anche di questa cosa, non lo so, per come ne ho parlato anche con gli altri, secondo me la banned uscirà dopo l'europeo, secondo me. Vogliono vedere giocato Snake Eye con Fiendsmith, soprattutto perché tenendo Snake Eye full power riescono anche a venderle meglio le carte. Sì, diciamo che io mi aspetto o adesso una banned, ma deve essere una di quelle banned prese in giro, che tipo c'è tre carte che non servono assolutamente niente, tipo quando hanno messo Fontana 2, mi sembra. Delle hit così. Che era totalmente inutile. O di Storma 2. E poi la vera banned sarà post-teen, quindi a fine settembre, perché... E beh, comunque deve esserci una banned grossa, perché ci sono comunque, al di là delle carte che ho detto prima, ce ne sono tante altre che per me dovrebbero essere toccate o potrebbero anche essere bannate, tipo Rivalità, per me è una carta che potrebbe essere bannata, Prosperity potrebbe essere messa 1, Talent, che è il mio sogno proibito che venga messa 1, ci spero sempre. Cioè ce ne sono tante di carte comunque che andrebbero toccate, anche le varie Beatrice, Calamity. Dice. No, è per questo, secondo me vogliono vedere come va a finire adesso sto periodo, se butta tutto in caciara, tanto al mondiale ci sarà un'altra banned, non ci sono eventi dopo l'europeo, e quindi che il gioco vada a autodistruggersi va più che bene. Se ne riparla poi post-teen, così i teen li vendi tranquillamente, perché comunque... Esatto, anche quello. Alla fine Sanctifier è ancora in circolazione, quindi Despe è buono, e QM la vendi insieme a Sanctifier, poi vendi anche il reparto di Abelstar, ci saranno, secondo me metteranno di nuovo Sprite lì dentro, ci sarà Tier, comunque gli dai value e sicuramente lo vendi. Sì, ma comunque, cioè, giocando ormai da più di 3 anni, ormai ho capito un po' come funziona questa cosa. Cioè, anche le banned sono tutte collegate al discorso di vendere le carte. Mm-hmm. Infatti è tipo anche la cosa che tutti vogliono Wanted e Strega 1, cioè non succede, difficile che succeda, perché cioè, Strega è la carta che sta di più. Okay, Strega sta tanto, e considerando che tu devi giocarne 3 per giocare il mazzo, non penso che la mettano 1. Non è una carta su una super che ne devi giocare una, cioè una carta secret che devi giocare 3 per. Quindi ormai diciamo che queste cose ormai ci sono, più o meno tutti abbiamo capito come funzionano. Ma è successo che è stato toccato Tier a gennaio solo perché Tier, cioè a parte che era uscito da 6 mesi, però iniziava sì, a essere già un da problema. Settembre. Cioè, era... Sì, ma poi comunque dovevano vendere anche Cash Tier poi. Cash Tier stava una follia all'inizio. E comunque Tier, cioè l'unica carta che non è stata toccata, cioè, le uniche due, vabbè, Reinhardt perché l'hanno fatto Ultimate, e da terreno, cioè. E comunque io dico, anche per il discorso di Tier, quando fecero la prima banned che non fece niente, perché hanno messo tipo uno Araldo e basta. Se lì avessero iniziato a provare almeno a limare la consistenza, quindi magari con terreno 1 e un no, Sheiren a 1, adesso sto facendo degli esempi, sì. Araldo, terreno, Sheiren e Insta Fusion a 0, magari si poteva anche tenere Tier. Poi ovviamente non sarebbe successo perché era troppo forte comunque. Però hanno voluto tenerlo per vendere anche soprattutto gli Shizu, volevano venderle a tutti i costi. Poi basta, poi quando è uscito un nuovo mazzo che costava di più, hanno ucciso Tier e hanno tenuto la terreno a 3, perché così se volevi giocare Tier o volevi giocare Mannadium, quella lì la dovevi comprare. Ma il problema di fondo è che esisteva una carta che si chiama Tier Cash Tira. Se non ci fosse stata quella carta, non sarebbe stato neanche così necessario toccare Tier, perché effettivamente rimanevano due mazzi separati, forti tantissimo allo stesso modo. Invece qua... Sì, doveva essere limato e basta, forse. In quel caso lì potevano limarlo, perché comunque a mio avviso era comunque più forte di Cash Tira. Però sì, quella comunque in quel format è stata la carta che ha condannato Tier definitivamente. Sì.
Kashtir. E va bene, Diego. Grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Adesso auguri per l'europeo, perché tanto sarà, se non ricordo male, metà del mese prossimo, fine mese prossimo. Sì, metà luglio mi pare. Adesso non mi ricordo bene la data, però sì, quel periodo. Quindi ti auguro buona fortuna, non ti chiedo ovviamente cosa andrei a giocare, sia perché non credo tu lo sappia. Sì, soprattutto per questo, perché dobbiamo ancora provare troppe cose, quindi vabbè, non lo sappiamo neanche noi. Nel caso tienimi aggiornato così... almeno così mi preparo. No, vabbè, ma facciamo il podcast dopo l'europeo, per quando vinceremo. Ah, ma assolutamente. Sì, se te porti a casa la carta del mondiale, se ne parla, eh. Te finanzi i prossimi 10 meta. Non credo basti, no, però. Dai. No, probabilmente no. Però vabbè, dai, fa comunque piacere. Dai, Diego, grazie mille. Grazie a voi anche, ragazzi, che avete di aver visto questo episodio. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.